Sono Luca Di Bartolomei. Che fai? Provo a fare il padre. Ho 37 anni, 2 anni meno di quando mio padre Agostino si è sparato. Mi chiamo Luca, come il papà di Giulia e Claudia, e ho 37 anni, come Ian, il papà di Tommaso. Tommaso, Claudia, Giulia e io abbiamo una cosa in comune. Siamo tutti orfani per un colpo di pistola. I loro padri sono stati ammazzati da una persona che, nonostante gravissimi problemi psichici, deteneva ancora l'arma. Le nostre storie sono molto diverse e, certo, uccidersi e uccidere è molto diverso, però è sempre questione di attimi. Mentre che per chi resta, il buco in fondo al cuore è lo stesso per sempre. E credetemi che da bambini, la notte, da soli, quel buco fa più male. Poi quando si cresce si cambia e c'è qualcos'altro che ti azzanna, è la paura. La paura è come una nebbia fredda che lentamente altera la tua percezione. Oggi in Italia siamo in tanti ad avere paura, lo avete visto. Viviamo una quotidianità precaria, una dimensione di ansia che ci sta incattivendo. Così abbiamo finito per credere di essere soltanto quanto possediamo, le cose. E l'idea di perdere quel poco ci atterrisce, ci devasta. Per questo io, il gommista di Arezzo, io non lo giustifico, ma comprendo che se un uomo da 4 anni dorme nel suo negozio, evidentemente ha un grande problema. Eppure la soluzione, credetemi, non sono più armi. Da 20 anni, nonostante la nostra percezione, tutti i reati sono in calo, ma un senso di insicurezza ci sta mangiando le caviglie. Se sono qui questa sera non è per ricordare quanto ho perso io 25 anni fa. Sono qui per ricordare quanto potrei perdere da domani, come padre. Perché un'Italia con più armi è un'Italia con più sangue, nelle case e nelle strade. Grazie.